Allora, passerò a benedire tutti i cavalieri, tutti i vari gruppi di cavalieri, quindi schieratevi in maniera tale che ci possiamo avvicinare. Se siamo pronti, possiamo iniziare con la benedizione, momento di preghiera, poi seguirà il Padre Nostro, poi alla fine la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, benedici questi cavalieri che si apprestano oggi a compiere, dopo un retto di 15 anni, di nuovo la giostra equestre della Lonica. Aiutali perché si lasciano guidare nella loro vita di ogni giorno dalla tua parola e dall'amore che anche il Santo Cavaliere Martino seppe compiere nella sua vita, condividere col povero il suo cavallo per amor tuo. Fa che ogni cavaliere come San Martino apprenda che la carità è il sole che aumenta condividerlo. Aiutaci infine come l'imperatore Costantino a vincere le nostre guerre e i nostri nemici, il peccato e i vizi, perché trionfi nella nostra vita la croce di Cristo. Contiamo nella nostra vita che sia gradito e aiuta questi cavalieri di tutti noi a renderti bene ogni giorno nella loro vita, sia quando sono a cavallo, sia quando siano a piedi, in alto, sia in cielo, in terra e in mare. Perché la nostra gioia sia sempre quella di servirti e amarti come tuoi figli. Insieme diciamo la preghiera che il Signore ci ha insegnato: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Adesso proseguiamo con la benedizione delle diverse famiglie. Pampero, Via Nela, lui, Pampero, passiamo qui, abbiamo fatto, lui si è Monastra, San Costantino. Quale fai giustizia? Madonna dei Martiri di Protesia, bene, di dove? Siamo vero. Di dove siete? Davvero? Davvero è Viola? Davvero? Mia è Domini. E dove?
Ecco perché, di purità. Anche lui, la purità. Dove? Norvella, ah vabbè, lo tocchiamo in casa, santa purità. Padre di mio Spirito Santo, che ci ricca, è una buona cosa anche a voi. Infatti abbiamo quasi finito. Perché l'abbiamo fatto in gente la bambina, la bambina è una regola. Abbiamo finito. Infatti abbiamo finito. Oggi.